Grazie Presidente, rispondo all'intervento della consigliera Quartieri. Non è la prima volta che il Movimento 5 Stelle è oggetto di accuse di comportamento sessista. È accaduto ad esempio con l'astensione al voto per il DDL sul femminicidio, mentre la verità è che era il Movimento si era astenuto perché vi erano state infilate porcherie di ogni genere, tipo misure contro i no-TAV e salvataggio delle province. Questo era il motivo dell'astensione sul DDL femminicidio, su cui è stato strumentalizzato per dirci che eravamo sessisti. Quindi non mettiamo assieme cose che non hanno nesso. Innanzitutto, questa etichetta sessista nasce da un unico episodio alla Camera, che si è verificato nei momenti immediatamente successivi a un episodio di aggressione fisica nei confronti di una collega parlamentare in aula. Nessuno giustifica il torpiloquio. Ma il collega che ha capito di aver sbagliato, dal mio punto di vista di grosso, perché anche in una situazione di pressione non bisogna mai lasciarsi andare a dichiarazioni di questo tipo, ha chiesto scusa riconoscendo l'errore. Mentre chi ha picchiato in aula è riuscito persino a vantarsene, e non ho visto la solidarietà in aula parlamentare di nessuna collega nei confronti della vittima dell'aggressione. Per questo ringrazio la collega Caro Quartieri, dato che è la prima persona che sento aver espresso solidarietà alla nostra deputata. Spero venga esteso anche ai colleghi in aula parlamentare. Le aggressioni al presidente Boldrini sono invece una costruzione. Tutti i nostri parlamentari ricevono attacchi e minacce, nessuno ne fa un caso, né tanto meno le donne ne fanno un caso di genere. Violenza e minacce sono una questione di idiozia, e quella, per citare Di Maio, non ha colore politico. Al contrario, la presidente Boldrini ha però per prima innescato una reazione a catena che ha portato i nostri deputati a invadere i banchi del governo. Laddove il presidente della Camera agisce in aperta violazione del regolamento che è chiamata a far rispettare, come può pretendere che quelle stesse regole non vengano disattese da chi ha visto i propri diritti di parlamentari e cittadini calpestati? La Boldrini ha sostenuto che la ghigliottina fosse una pratica contemplata, o meglio, come è stato dichiarato ieri sera, una prassi. Una prassi è qualcosa che è fuori dal regolamento ma viene applicato, in questo caso non è mai stata applicata, quindi non può essere una prassi. Di fatto mente. Non esiste alcun cenno né nel regolamento della Camera né nella nostra Carta Costituzionale a questa pratica. Al massimo c'è nel regolamento del Senato, ma non a quello della Camera. Tutto ciò che non è contenuto in questi due testi non ha diritto di esistere in aula. La Presidente Boldrini in questi giorni sta riempiendo l'intero palinsesto Rai, e da Fazio ha raggiunto il culmine ieri sera, dando dei potenziali stupratori ai simpatizzanti attivisti del Movimento 5 Stelle o chi è semplicemente andato sul blog. Io personalmente vado sul blog e non mi sento affatto un potenziale stupratore. In merito al video incriminato, che è stato uno degli strumenti maggiormente utilizzati per questa strumentalizzazione, cito uno status di Facebook di una nostra attivista. Conosco Dennis Danni, che è chi ha realizzato questo video ironico. Abbiamo fatto insieme il primo video con la sagoma di Formigoni, da cui nacque la sua idea dei dialoghi in auto. Dopo quello con Formigoni ci fu quello con Bersani e ora quello con la Boldrini. In nessuno dei tre video Dennis è mai stato offensivo, perché malgrado il suo romanaccio alla Zoro, è una persona rispettosa anche di chi, come la Presidente della Camera o Formigoni, non mostra lo stesso rispetto per la carica che ricopre o ha ricoperto. Il mondo è pieno di idioti, continua questa nostra attivista su Facebook, tra questi quelli che hanno commentato un video così leggero e ironico usando oscenità e volgarità, ma sarò onesta, non mi sorprenderebbe affatto se si scoprisse, come nel caso del ricovero di Bersani, che quei commenti erano tutti di simpatizzanti del PD o profili fake, come abbiamo dimostrato col sostenitore renziano che tramite profili fake pubblicava quelle ingiurie sul post di Bersani, e che ovviamente veniva subito ripreso dai giornali. La rettifica ovviamente è passata a malapena sulle testate. E comunque, conclude questa nostra attivista, trattare i commenti a un suo post come fossero pensieri dello stesso Grillo è davvero assurdo. Mi scuso se ho parlato di politica nazionale, come sa Presidente, Presidente Rizzo, non Presidente Boldrini, credo che in questo Consiglio si debba parlare unicamente di politica locale, anche se il nostro regolamento consente di parlare di politica a livello nazionale. Mi scuso quindi per aver rubato tempo al Consiglio, grazie.
Grazie consigliere Calise. C'era il consigliere De Pasquale.